Mettere al centro le periferie, da sempre luoghi ricchi di cultura ma mai esplorati da giovani turisti e cittadini, è questo lo scopo di MUIM, cioè Cine Festival delle Biodiversità, del Cibo e delle Culture, presentato nella sala giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli. A Napoli Est, dal 19 al 27 ottobre, un concorso per fotografi e registi under 35 che presenteranno le loro opere dedicate al cibo, agli show cooking e laboratori di cucina multietnica. A parlarci dell'iniziativa l'organizzatrice Marina Ferrara. Mostre fotografiche, teatro, un cineconcerto in cui il jazz incontrerà il cinema muto e momenti di convivialità, degustazioni e anche apprendimento di cucine dal mondo. E tutte queste attività saranno rigorosamente ad ingresso gratuito, proprio per poter essere aperte il più possibile alla cittadinanza e per invitarla a convergere verso la periferia, dove abbiamo davvero tanto da offrire. L'assessore alla cultura Nino Daniele sottolinea l'importanza di questi eventi per le periferie. È un'occasione di incontro molto bella, intensa, ricca, innovativa, creativa, basata su alcune questioni e alcuni problemi che sono cruciali nel nostro mondo, quindi dalla biodiversità a una un'enogastronomia come luogo e occasione di conoscenza, di incontro con altre culture, ma soprattutto sulla una nuova idea di sviluppo e di socialità, di sviluppo sostenibile e di piacere e di bellezza che deriva dallo scambio e dalla conoscenza.